Mi definirei determinata, razionale e sognatrice. Probabilmente le ultime due sono in contrasto, ma questo appartiene sicuramente alla mia personalità, al mio essere napoletana. Da bambina probabilmente sognavo di fare questo mestiere, di diventare una cuoca, di poter accogliere e di poter far star bene. Ovvio che cucinare fa star bene anche me, ma è soprattutto prendersi cura dell'altro. Raccontarmi con i miei piatti è molto semplice. I piatti nascono da esperienze, da emozioni, da, appunto, da scelte, da letture, spesso da tutte queste cose insieme. Credo che i piatti più belli in realtà siano distaccati dalla parte emotiva e sensoriale, ma credo che proprio di averli costruiti con razionalità e con la consapevolezza che in realtà sensorialmente quegli ingredienti insieme potevano stare bene. Il momento più bello è proprio mettersi un po' a spiare, no? Dalla porta della cucina e vedere quel sorriso che appare sul volto dell'ospite quando riceve il piatto. Io mi sento molto italiana, mi sento molto napoletana e in realtà sono molto napoletana. La mia vita è stata un viaggio che appunto è partito da una piazza che è quella di Porta Capuana, della piazza in cui viveva mia nonna, che è passata per l'università ed è arrivata di nuovo in una nuova piazza che è quella del mio ristorante. La maggior parte dei flussi migratori ovviamente verso il lavoro protendeva e protende ancora verso nord, quindi il chiamarlo sud nasce proprio dalla volontà di dire guarda, noi siamo rimasti a casa nostra. La mia non è una cucina tradizionale, è sicuramente una cucina creativa e una cucina di contaminazione. Quello che mi piace di più che esce fuori, anche se metto insieme un prodotto italiano con un prodotto che viene dall'estero, è che tutto è connesso alla mia idea di italianità, di essere italiane, di come probabilmente vorrebbe mangiarlo anche un italiano.